Stevie Summer, siamo in diretta, vai Fede. Eccoci, buongiorno, anzi buon pomeriggio e benvenuti agli amici del web, agli amici dei social, alla pagina ufficiale di Acqua Fariccione e anche a quella di Party Virtuale. Volevo fare un saluto alla nostra co-conduttrice Irene Antonucci, oggi super puntuale. Ciao Ire! Oggi super wide, ciao Fede, ciao squadra. Sono sempre con la mia palma, oggi di rientro alla base. Perché ci stiamo attrezzando per il weekend, anche questo weekend vi porto in giro e niente. Quindi ormai sei a Maiorca? A sei a Maiorca? Sei a Maiorca? Comunque oggi ti trovo particolarmente in forma oggi, Ire. Io sono in forma, io sono tutti i giorni in forma, soprattutto quando inizia il Party Virtuale. È il momento insomma di dedicarci a ovviamente il nostro divertimento del pomeriggio, l'intrattenimento del pomeriggio. E io vivo nell'attesa ogni giorno dell'arrivo di Stevie Summer. Quindi intanto sto guardando che è inquadrato in questo istante il palco dell'Acqua Fan di Riccione. In questo momento c'è la piscina onde con tutta la gente, il pubblico di Acqua Fan, bello carico. Ricordiamo agli amici del web, oggi tantissimi, che c'è oggi il nostro DJ, il presentatore Frankie sul palco a condurre appunto tutto quello che è il pre-show. C'è appena stata la maxi onda, anzi in questo preciso istante c'è la maxi onda coordinata dai nostri Acqua Dancer. Guarda che belli che sono. E ricordiamo anche una cosa importante. È vero, super wow. No, dico One Man Band. Oggi è tutto da solo lui, però noi da qua, dai. Ragazzi, ma avete ricordato la cosa più importante? Irene, cosa c'è da fare? Non posso ricordarla ogni giorno io. Hai ragione. Siccome con quella camicia mi emozioni, mi togli le parole, e allora le parole le lascio a te. Allora lo ricorderò io. Dillo tu, Gary. Esatto, allora ragazzi, bisogno, intanto si accomoda gli Acqua Fantastici, di tutte Frankie. Le mani della piscina onde. Vediamo le mani della piscina onde. Allora, vediamo un attimo le mani e poi lo ricordiamo. Ce la fai a saltare? Vediamo un prezzo. Stiamo arrivando. Eccoci. Iscriveteci, mandate cuori, perché potete vincere la possibilità di venire uno gratis alla Coppana, due sul palco anche. Bravissimo. Una bella cosa. Soprattutto io vorrei sottolineare, mi capite, fighi, perché arrivare fino a quel palco, come potete vedere, con questa energia pazzesca, io con di voi non me lo perderei per nulla al mondo, anche perché quest'anno se insomma non vai all'acqua, fa dove vuoi andare, cioè vieni a trovare, perché sicuramente non avrai di meglio da fare. Oh, tutto in rima oggi? Che spettacolo! Io avrei dovuto un'ora e mezza prima di dire tutto in rima. Basta io. E allora, mia, ragazzi, guardatela! Giù le mani! Tanto c'è la nostra Giulia, guarda Giulia, bionda, biondissima! Per fare spacciare ovviamente tutta la storia su le mani a coprire il carico quando è da solo, quando non ci siamo noi, non so cos'è, non ci vediamo più. Guarda quanta gente oggi, è bello pieno, devo dire, mamma mia, e non è neanche un weekend d'altronde, quindi ma perché quando manca Gary Chaos solitamente fanno la fila all'ingresso per entrare, è vero. Perché di solito quando c'è lui a guastare è un casino, il vuoto. Praticamente sono già collegati in Italia con il sito di Acqua, la pagina Facebook in Italia, nel mondo, dappertutto, e quindi io volevo fare un saluto per i ragazzi che nel programma sta per iniziare la sigla, quindi vi chiedo gentilmente, guardate, di alzare la mano tutti quanti e di dire ai ragazzi del Party Virtuale, metteteci un mi piace, PV Summer, un ciao! Ciao! Sigla, ragazzi, sigla! Go, go, go! Five, four, three, two, one. Let's go. We are ready. Are you ready?
Chaos, DJ Lopez, Gary Nestapai in quello di Love Resurrection. Vai! E Gary Chaos e Lopez, e questi sono i ballerini della Copan, sono tre PD Dancer. Vai Mardi! Voglio sentire il rumore del pubblico per i nostri PV Dancer! Spettacolo! Tanto sono pronti anche gli acqua fantastici, eh! Giulio, so bene che ti voglio, questi sono gli acqua fantastici, state a sedere ragazzi, perché presto verrete inquadrati, io di Massi, faccio un saluto a tutta la squadra del parco virtuale collegata, partendo da Irene Antonucci, ciao Irene! Ciao Franky, ma siete veramente fantastici! Aspetta, guarda, aspetta Irene, allora... aspetta Irene, aspetta, maschi della piscina onde, salutate Irene Antonucci! Hai dei fan. Io so, che bello, pensavo di non averne manco uno, invece ho tutto quel pubblico, che spettacolo. Allora, guarda Frank, ti volevo dare un'ottima notizia oggi, sto imparando la sigla. Ecco, anche se a distanza... Tu la devi sapere, la devi avere nei cromosomi, di notte devi ballare la sigla mentre sei nel letto. Ma come fai? Di notte ho questo braccio che mi si muove e ogni tanto c'è il gatto vicino che quindi con questo braccio... lascia stare il micio, che sai che sono un gattaro io, quindi... mi puoi capire. E allora, un'altra splendida puntata, anche oggi, lo stavamo ricordando prima, naturalmente il messaggio più bello, il messaggio più emozionante, quello che ci farà più sorridere, quello che sarà più presente, vincerà un ingresso omaggio per l'acqua Prandiriccione. Come potete vedere, come stavo spiegando poc'anzi, cioè, se non hai di meglio da fare, perché sono sicura che quest'anno dove vuoi andare è all'Aquafan che dovrai venire. Perciò, gettonatevi sempre, commentate, e oppure mettete i vostri commenti fuori e naturalmente mettete come segui anche la pagina di Parco Virtuale. Bisogna però che tu riattivi il tuo bel microfono, quello nero che hai, perché la voce viene fuori calda per quella che è, invece il microfono del computer è un po' più precario, però hanno capito che devono assolutamente mettere un mi piace e scrivere un bel commento sulla pagina di Acqua Fan, quella di Parco Virtuale, per poter vincere un biglietto, diventare Acqua Fantastici, entrare gratis in Acqua Fan. Saluto Gary Chaos, credo nella sua tenuta, non riesco bene a capire, no, in Almar, dove sei Gary? Ciao, ma vedo che oggi è carichissima la situazione, tu sei... Pienissimo oggi, è pienissimo. One band, ha fatto me praticamente, sei quello di Ferrara tu. E quindi praticamente io ho pensato che d'ora in poi potresti stare da solo lì, tanto più carica. No, non ne parliamo neanche. Che non chiamavano... sono d'accordo, mi oppongo, esatto, non dice, sono d'accordo. Esatto. Neanche io. Poi peraltro chiamavano Irene alla reception, dicevo, ma oggi da quelli di Parti Virtuale c'è Sonny Vecchi? E io rispondevo no, allora venivano in tanti. Sonny! Ma veramente hai detto così? Dai! No, allora, la gente alla reception, dicevo che non c'eri e loro venivano, capito? Perché non c'è tanta gente? No, io non manco mai ragazzi, non manco mai. Ciao a tutti amici di Acqua Fan. Posso chiederti una cosa che mi hanno chiesto alcuni ascoltatori qua, ascoltatori e spettatori live, ma quello che hai dietro è un baobab, cioè quell'albero non è un cane, questo è un albero, il cane davanti, un baobab, cioè, no. Baobab, no.
scusa, è un bonsai in realtà, perché lui quindi c'è questo albero che è un bonsai. Lo sapete, sono bloccato qua in foresta amazzonica, l'ho detto, purtroppo faccio avanti e indietro dall'acqua, fanna qua. Ecco. Beh, un bel blocco direi, Beh, assolutamente. Beh. Anche perché Sonny è un intenditore di alberi, la sua skill principale. Sì, assolutamente. Comunque devo fare un saluto anche alle mie regie, quella video nella provincia di Ferrara dove c'è Lopez. Ciao Lopez. Ciao Frankie, finalmente ho recuperato la mia webcam e adesso vi mostro il mio bellissimo studio. Ma non era per uso capione diventato mio, eh? E la regia per uso capione di solito dopo 3 giorni, no, uno si possa, invece no, ho capito. E la regia invece è audio, che si trova nella provincia di Modena con l'altro bello Federico Di Gesù. Ciao Franky, ciao amici di Aquafan. Allora io, Franky, ho lasciato un attimo un po' di buco perché ho un amico in collegamento. Che è? Spero che funzioni tutto. Pronto Ruben? Pronto? No, sì, no, spacchi sì. Di brutto e piace alle tipe, lui, Ruben. Piace alle tipe. Ma chi è? Questo è un bimbo che lo ripete. Ma questo è il bimbo di Fede. No, sì, questo è il bimbo di Fede, tale Tommy, futuro DJ che ha duplicato. Dove sei? Pronto? Allora, sono qui a Migliano Marittima, qui vicino all'Acquafan, in questo momento con la mia BMW decaffeinabile. Ma perché? Decaffeinabile soprattutto, addirittura! Ma decaffeinabile non è neanche Misano Marittima, non credo. Dov'è di preciso? Sì. Mariccione, sulla collina? Sì, sto venendo qua da voi verso l'Acquafan, insomma, perché ho sentito la musica che mi piace tantissimo. Tra l'altro sono qui con Bob Sinclair e Giovanotti, che stiamo facendo il mio disco nuovo con Ableton Live. Matteo? Sì. Ma veramente? Sinclair che suona e Giovanotti che canta? Ma questo è uno scoop! Scupone. Non credo. Non ho molta fiducia di questo personaggio. Poi lui continua a chiamare Matteo, non c'è nessun Matteo, l'unico è Pando che oggi peraltro è assente. So che in regia nel vostro programma c'è Molella, che è la mia canzone nuova, volevo un attimo farvela sentire lì in piscina onde. Saluto tutti i ragazzi della piscina, alzate le mani, insomma, fino a Misano Marittima. Ma non è Molella, è Antonio, o Simone, uno dei due, però sentiamo questa produzione, va là. Ma io mi chiedo, no? Ma perché noi apriamo sempre i microfoni a tutti? Cioè, nel senso, potremmo fare un po' di selezione, no, Frank. È presente quando oggi Lopez diceva cambiamo il codice della stanza, adesso ho capito. Sai, hai capito perché? Comunque, allora, c'è Sonny, che ragazzi, Sonny quando deve prendere la parola non accetta ritardi, sai com'è fatto? È uno preciso, puntiglioso, l'abbiamo assunto apposta. Sonny, di cosa ci devi parlare? Allora, Franky, oggi abbiamo 2 Aquaplane, sono le rubriche di Aquafan. La prima riguarda la playlist delle canzoni che si ascoltano all'interno di Aquafan Riccione, ma anche agli amici a casa. Oggi siamo all'interno del panorama del trap italiano e la prima canzone l'annuncia la voce sensuale di Aquafan. Franky, arriva l'Aquaplane. Prima la sigla, sensuale, giusto perché ho l'abbassamento perenne di voce perché strillo tutto il giorno. Questa è la classifica della musica trap, ma è una playlist per dire la verità, anche se si potrebbe riassumere con le 3 canzoni più richieste in questo momento per questo genere musicale. E la prima è di Draft Gold insieme a Sfera Ebbasta, che peraltro proprio 3 anni fa è stato qui in questo palco ad Aquafan con un pezzo molto bello intitolato Elegante. Ti avrei dato di più, sì, le stelle, la alzate pure le braccia se vi piace, anche voi altro fantastico, vi piace Sfera? Ho dato di più, sì, le stelle, l'amor, ma sei come le altre, dici non sei più tu. Bellissimo il primo brano, ma alla seconda posizione, caro Franky, c'è un artista che io amo tantissimo, lui si chiama Gali con Good Times. Atmosfera. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Dei tuoi se, dei tuoi bla bla, voglio stare in good time. Voglio stare in good time. Bella atmosfera. Molto bella anche la seconda, appunto, i Ragali con Good Times, ma terminiamo la playlist con Fedez insieme a Robert Miles, la canzone Children, ma si chiama Bimbi per strada. No, sei più di bere, gli occhi non ci prenderanno, baciamoci e facciamo l'errore dell'anno, non
per strada. Ho piede che manco io, Bimbi per strada. Era Aquaplane, quella audio dedicata alla musica trap con tre tracce suonate in Aquafan, richieste dal nostro pubblico che andiamo a conoscere immediatamente. Vi ricordo che tra un po' ci sarà un altro Aquaplane video, che è il trip video mix con DJ Lopez, che invece ci porterà un po' in giro a visitare la musica EDM. Ma noi andiamo a conoscere questi Aquafantastici. Spara il nome al microfono. Diana. Diana, di dove sei? Forlì. Di Forlì, quindi una romagnola puro sangue. Sono in mezzo, la riesce a inquadrare? Cosa hanno le donne romagnole di più rispetto alle altre? Dai, ci hanno una caratteristica. Sanno fare bene la pasta. Ah, c'è ripartita che mi hai spaventato. Sanno fare bene la pasta. Che tipo di pasta? Gli gnocchi. Gli gnocchi, dice Gary Kaus, perché lui anche lui è un mezzo romagnolo, è mezzo a metà tra l'Emilia e Romagna. Tu ti chiami invece? Alessia, tu sai fare la pasta? No. No. Quindi che romagnola sei? Imparerai se c'è la necessità. Se c'è la necessità. Vuoi fare un saluto alla, non so, ai tuoi compagni di classe? Credo che tu vada a scuola, no? No, voglio salutare lo Sport Campus per l'Impopoli, che è il centro estivo dove andiamo. Ah, ok, un centro estivo. Che cosa fate? Sport. Sì, quindi, ma dedicato a quale tipo di sport? Tutti? Cioè, tutti, li fate tutti. C'è uno sport che non fate? No, li fanno tutti, ragazzi. Oh, li fanno tutti questo centro. Li fanno tutti. Io sapevo li fanno tutti. Se li fanno tutti, li fanno tutti. Ire, Ire, presentati al ragazzo qua, dai. Sì, ciao, piacere. Io sono Irene, tu sei? Andrea. Andrea, è un bellissimo nome, piacere. Che cosa fai? Oltre nella giornata dell'acqua, ma cosa fai nella vita? Io sono lo sfortunato insegnante di questi ragazzi. Hai capito, Andrea? Ah, cioè, così sfortunato. Giovane e anche insegnante, ma bravo, bravo. Attenzione, cosa, Irene, come, attenzione. Cosa fanno? C'è ogni tanto che vanno fuori dalle righe, fanno un po' di casino. Sì, sì, no, quelli là vanno fuori dalle righe. Quelli che sono fuori. Quelli sono là. Fuori quelli anche da lì. Quelli là. Vabbè, dopo ragazzi, oh, fate un urlo ragazzi! Ma facciamoli vedere quelli là, scusa. Cioè, sono stati bannati dalla piscina, non so cosa vuol dire. Dall'altra parte. Sì. Allora io ti volevo dire una cosa. Vai, sentiamo. Ah, questi sono quelli là? Loro sono quelli là. No, questi sono gli altri, gli altri fantastici. Ma gli altri non eravamo noi? Quello lo diceva, vabbè, lo diceva ragazzi, io non ti sto capendo più niente, posso dirlo. Siamo noi. Allora, te li presento, come ti chiami? Ciao Giuseppe. Ciao Giuseppe. Carina Irene? Ciao Matteo. Carina Irene. Come ti chiami? Alessia. Alessia, allora raccontaci Alessia della tua vita, cosa fai? Sei qua con il gruppo, no? Sì, sono una ragazza del gruppo e siamo venuti qua perché tutti i giovedì facciamo delle uscite, oltre a praticare questi sport facciamo anche uscite. A me piace un casino lei, cioè, sono una ragazza del gruppo e siamo di qua perché facciamo anche le uscite, è una cosa giusta. Precisa. Abbastanza, un bel gruppone. Un bel gruppone. Bene ragazzi, oh, questi sono gli Aquafantastici. Sì, devi salutare. Volevo salutare i due istruttori che ci hanno accompagnato, Ruscelli e Gabelli. Fate un applauso! Ruscelli e Gabelli sembra quasi un nome finto. Guarda, l'applauso secondo me sicuramente lo faranno perché è stato molto incisivo come richiesta di, insomma. Ma assomiglia un po'. Frank, io volevo dirti una cosa. Noi abbiamo un collegamento dalla Puglia. Dalla Puglia? C'è la nonnetta? No. A questo giro dalla Puglia non c'è la nonna. Nonna. Chi è? Non c'è la nonna dalla Puglia. Benissimo, Marco Rachela, ma buonasera! Ma buonasera, sono il nonno dalla Puglia. Oh, ciao! Ciao come Gary, stai, ciao a tutti. Marco? Benissimo, grazie Irene. Tu come stai? Guarda, molto bene, come puoi vedere siamo fortemente assortiti di vari colori, quindi non ci facciamo mancare nulla. E d'altronde so che stai facendo un bel po' di cose. Cosa stai facendo? Raccontacelo. Allora, in questo momento sono in un bellissimo villaggio con una piscina un po' più piccola a voi che siete all'Aquafan, però insomma sono in un villaggio a fare il tour con la radio, sono in diretta tutti i giorni. Ho appena finito di produrre un disco, faccio un po' di serate, insomma, non mi faccio mancare niente. Beh, insomma, abbiamo un'estate molto simile, direi, ma come si chiama questo villaggio e che località è, per la precisione?
Allora, il villaggio si chiama Arianna Club, siamo a Lodi Garganico, un posto meraviglioso in questo momento. Ah, sì, sono, ma sono stato, sai Marco, io là, sono stato a Lodi, che è vicino a Vieste e Peschici, giusto? Esatto, a Peschici, è un posto meraviglioso. E sono qui in tour con la radio, tutti i giorni mi faccio un bel 4 ore di diretta, oggi invece sono in day off e mi sono dedicato a voi. Dai, noi ci va un po' meglio, dai. Non è male, quattro ore di diretta con un bel collegamento free di qualche minuto in acquafane, poi puoi andare a vedere le bellezze della Puglia, che sono tante, sì. Testimonianza. Vabbè, comunque, allora, tanto è stato un piacere averti qui in puntata con noi, almeno abbiamo collegato anche la Puglia, casomai se nei prossimi giorni vedi da quelle parti qualcosa di bellissimo, chiamaci che ci colleghiamo e la facciamo vedere anche al resto dell'Italia, sarebbe bello fare questa connection, che dici? Assolutamente sì, a vostra disposizione, io contatterò Irene e disposto a facciamo fare collegamenti altri tutti i giorni. Dimmi, Gary. Quando sei in diretta tu, facciamo la diretta sulla diretta. Cioè la diretta della diretta. Sei in diretta da noi. Tanto stanno scrivendo tantissimo sulla pagina di Aquafan, infatti vi invito a farlo ancora, perché ancora la scelta non è stata fatta. Vi ricordo che si vince un biglietto per venire al parco, diventare acquafantastico come lui, come lei, come l'altra, e quindi potete venire in Aquafan e vedervi anche gli ospiti, che molto spesso sono anche dal vivo, a volte sono a schermo, e quindi passare una bella giornata. Adesso però ritorniamo da Sonny, perché Sonny deve annunciare un'altra rubrica che sarà interessante. O prima dobbiamo passare prima a fare il tour dell'Italia? Sì, si chiama Aqua Round, è una nuovissima rubrica, un altro collegamento da un'altra parte d'Italia. Siamo nella regione toscana, proprio a Pisa, e mi collego con Athos. Franky, linea. Sì, sigla dell'Aqua Round, Aqua Round, vediamola. Avevamo detto che vi avremmo fatto vedere le parti più belle d'Italia, e siamo in Toscana, dove c'è un inviato un po' particolare. Toscana, ci senti? Ciao a tutti! Allora, non ti vediamo in questo momento, però sentiamo la tua voce, sappiamo che sei in Toscana, fatti vedere a video, fatti vedere che cerchiamo di capire dove ti trovi, magari facciamo una sorta di indovinello per gli acquafantastici. In Toscana non c'è campo, si vede. In Toscana dipende, perché lì c'è la Maremma, che di solito viene abbinata a un'altra parola che non è radiofonica, però lì c'è la Maremma, e la Maremma a volte scherma un attimino. Peccato, perché fino a poco fa io lo vedevo in maniera praticamente perfetta, adesso non c'è, lo recuperiamo fra poco. Allora facciamo una cosa, Sonny. Se n'è andato. Sì. Se n'è andatos, perché si chiama Athos, il nostro inviatos, e se n'è andatos. Allora facciamo una cosa, ragazzi, mandiamo la sigla del secondo Aqua Playing, che è quello video, che peraltro è bellissimo, perché è mixato, è la versione Mixing Trip. Dico bene, caro Sonny? Hai ragione, l'Aqua Playing è il clip video trip della sezione EDM, Electro Dance Music. Sigla! Vediamolo. Yeah.
bellissimo il mix videotrip all'interno della nostra Acqua Play numero 2 della giornata, dedicata ovviamente alla musica di M. Bravo Lopez, ci è piaciuto, sintetico, però ci hai messo veramente tutto. Ti piace l'IDM? Aspetta che devi rispondere a questo per ragioni, ecco qua, di sicurezza. Sì, qual è il tuo genere preferito? No, ci piace un po' le cose più belle di ogni genere, no? È giusto così. Voi ragazzi invece avete un genere? Alcun genere. Nessun, niente di Grignani, a lui piace Grignani, è uguale. Ma perché assomiglia un po' a Grignani? Sì, ma beh, a qualcosa, non è che è un bel maschio, Grignani, quindi funziona. Bene, allora ragazzi, siamo tornati in collegamento con la Toscana? Inviatos, lo vedo su a video. Ci senti? Ciao Inviatos. Ciao, ti sento. Ciao, ti sento, ma purtroppo non ti vediamo perché hai un campo forse un po' basso. Dove ti trovi? Mi trovo proprio qui in Toscana, dove c'è una torre molto molto famosa, ed è famosa proprio perché non è particolarmente dritta. Eh beh, certo, è quella di Pisa, insomma, famosa in tutto il mondo proprio per la sua caratteristica. Sì. Però noi non la vediamo, non vediamo niente, Inviatos, non so per quale ragione, forse si è attaccata a un wifi che è un po' precario. Strano, perché dico, i monumenti importanti di solito sono quei wifi potenti, però non è sempre così. Inviatos, come facciamo? Non riesci ad attaccarti da altre parti, vero? Allora, attaccati Frank, alla torre, Atos! Non ci vedi, neanche noi. Allora facciamo così, magari domani riproviamo con un'altra linea. Tu non ti spostare, ti paghiamo l'albergo noi, prendilo lì sotto la torre. Peraltro c'è un ristorantino dove io sono andato a mangiare, che ci sono le seggioline piccoline, ma è bellissimo. Cioè, dopo ti do indicazioni. Per ora direi che è veramente tutto. Ritorno dai miei inviati. Collegato tutta la notte. Fino a domani? Fino a domani, rimango fermo qui. Resti fermo lì. No, mannaggia. Vabbè, ok ragazzi, dai, peccato perché... Però non ti, Atos, non ti muovere, resta lì perché noi ti aspettiamo domani. Resta lì, impalatos. Magari volendo potresti salire sulla torre, magari trovi una parabola, ti ci metti lì, ti aggrappi come un ombrello e forse, secondo me, bambini non fatelo a casa, mi raccomando. No, ma cosa stai succedendo? Molto, molto particolare. Poi domani capirete perché. Va bene, lo so, siamo molto curiosi. Siamo molto curiosi di venire a fare un giro lì a Pisa. Allora ragazzi, domani recupereremo questo servizio. Per oggi è veramente tutto. Farei fare la chiosa a quei ragazzi, Frankie, là che sono... Attenzione, sì. Attenzione, abbiamo... Ti sei dimenticato del premio. Attenzione. Brava, hai ragione. Dobbiamo premiare dobbiamo uno. Uno premiare vinto un vincitore. Uno. Vediamo. Io mi premerei allora, Grignani. Allora, intanto ragazzi, volevo fare una piccola premessa e spero che mi vediate nel mentre che io leggo questi messaggini. C'è no, Lorenzo... quando dobbiamo vedere, di solito va sempre via tutto, per cui magari metti uno spotlight allora, qua sopra l'Aquafan, grazie. Allora, intanto c'è Lorenzo Mazzoni, che è stato il vincitore di ieri, che ringrazia, è ancora molto entusiasta della vittoria di ieri e oggi è anche il suo compleanno e noi di Vivi Summer e Aquafan gli facciamo un grande, grandissimo augurio di buon compleanno, quindi felici che ci torna ad ascoltare ed è un nostro fedelissimo, ma andiamo nel vivo della premiazione di oggi. Oggi io vorrei premiare, un attimo solo, questo controllo di messaggi, Paolo Caterzi. Paolo Caterzi, cosa ha scritto? Perché? Cosa ha scritto per catturare la tua attenzione? Allora, intanto ha fatto l'elenco di tutti i nostri nomi ed è stato molto carino perché ci ha elencati uno ad uno. Franchi, Sonny, Fede, Irene, Lopez, Gerical, insomma ci hanno nominati tutti e ha detto che non sarebbe lo stesso l'estate senza di noi, poi ha scritto un'altra serie di messaggi, ha parlato di Goku, che siamo come una bomba esplosiva, insomma... Sono rimasta affascinata da questi commenti molto particolari, perciò oggi si aggiudica il premio per l'ingresso all'Aquafan e per partecipare ad essere uno degli acqua fantastici. Bellissimo, yeah. Grazie Ire, ricordiamo che tutti quelli che vincono il biglietto troveranno l'accredito alla cassa, quindi insomma potete tranquillamente fare, se no scriveteci o in Aquafan o a parte virtuale per avere indicazioni che vi diamo tutto quello che serve. Tu come ricevere ogni giorno... il biglietto omaggio? Certo, basta che dite certo. Che siete amici di Frankie e vi fanno entrare, non vi preoccupate. Ma sì, non è credo. Vero. Non credo. Non dare queste informazioni così, che poi ci credono. Ah, non è vero.
Io ho già detto tutto. Dicono di no, però. Vabbè, allora, ragazzi, per oggi è veramente tutto. Sonny, ti sei divertito? Un sacco, Frankie, come sempre. Cioè, tutti i giorni, non manco mai, un motivo ci sarà. Vuoi il numero di telefono di una delle ragazze qua degli Acquafantastici? Magari per non sbagliare a tutte quante. Beh, sei solito. Ma magari, sai, una mi dice di no, l'altra dice umile. La legge dei numeri. Ok, Federico Di Gesù, Irene, Gary Chaos, tutti collegati, Marco è stato con noi, anche il nostro inviatos, direi che siamo arrivati alla fine, domani ci sarà una bella puntata, con chi? Allora, con domani chi? Abbiamo un'altra super puntata, ci sarà un amico con cui ho fatto anche una produzione di un disco, che è Davide Tosi, insieme alla sua band, abbiamo realizzato un progetto per appunto il post quarantena, un altro progetto sociale, quindi saranno con tutta la loro energia con noi a parlarcene, noi non vediamo l'ora di portarli sul palco di Acquafan a Vivi Summer, ma purtroppo come tutte le cose belle anche questa puntata è giunta al termine. Siamo arrivati alla fine, ragazzi, noi vi salutiamo e ci sentiamo domani, ciao Federico Di Gesù, ciao Lopez, sigla! Ciao! A domani, ciao! Bravi tutti, grande puntata. Grazie Marco. Spero non ti sentiamo. Velocissimo, ma purtroppo così sono i tempi estivi. Sì. Avremo modo magari più avanti anche questi ospiti di farli parlare un po' di più nella versione più invernale che sarà più lunga. Perché capisco che a volte magari ci sono anche cose di più da dire, però i tempi sono quelli. Ma 25 minuti fare tutto è pressoché impossibile. Slim così è bella, eh? Cioè, perché tu...